L'impianto mangia CO2 è made in Italy. Questo impianto assorbe l'anidride carbonica dall'aria e attraverso un sofisticato procedimento riesce a produrre metano, idrogeno e biogas a costi contenuti. È made in Italy, prodotto da un torinese. È in grado di ripulire l'aria delle metropoli. È stata battezzata il grande CO2. Infermiera dona una parte di fegato al suo piccolo paziente per salvargli la vita. L'infermiera Sara ha incontrato per la prima volta il suo piccolo paziente Cole lo scorso autunno. Il bimbo era ricoverato in pediatria perché soffriva di una rara malattia al fegato. Sono stati provati diversi tipi di trattamento sul bambino, ma nessuno è risultato efficace. L'unica soluzione era quella di un trapianto di fegato. I familiari del piccolo non erano compatibili, quindi l'infermiera Sara si offrì per fare il test di compatibilità, che poi risultò positivo. Sara, dopo l'intervento, ha donato il 20% del suo fegato e grazie a lei ora sta bene. La banana, un materiale del futuro. Il picciolo della banana, capace di resistere agli eventi atmosferici violenti, sarà inserito nel materiale da costruzione. I piccioli degli alberi di banano, pur essendo molto piccoli e rigidi, riescono a sopportare il grande peso delle foglie. Sono disponibili in tutto il mondo e non costano quasi nulla. Sono resistenti alla trazione e alla torsione, oltre che all'acqua e al fuoco. Servita la bistecca spaziale in 3D. Nella Stazione Spaziale Internazionale è stata stampata la prima bistecca in 3D a partire da poche cellule di bovino, adatta per essere consumata dall'uomo. Questo procedimento permetterà di non macellare più bovini.